Avrei bisogno di parecchie mezz'ore per raccontarvi l'ospite di questa puntata di persone, cercherò di cavarmela in breve. Ciao Giovanni. Ciao. Giovanni De Feo, professore di ecologia industriale presso l'Università di Salerno. Lui si ricordava di me, io devo dire la verità e mi devi perdonare. Là per là non mi ricordavo di te, però non lo, non lo voglio spiegare con l'Alzheimer perché il mio amico Carmine Cioppa direbbe ma quando mai che Alzheimer, infatti grazie a Dio non ce l'ho. Probabilmente un po' la testa sovraffollata di altri pensieri in questo periodo. Giovanni, ci siamo conosciuti quando? Eh beh, ci siamo conosciuti... C'era il movimento giovanile. Esattamente, nel eh, 1990, 1990. in quel periodo ero a Serino e c'è questa novità eh, rivoluzionare per l'epoca, cioè c'è praticamente questo gruppo di eh, giovani eh, capitanati da oggi preside Michele Cirino, approfitto dell'occasione appunto per salutarlo, eh, che decidono di cambiare il mondo e vogliono farlo partendo da Serino, eh, quindi... Eh, ci riuniamo facciamo insomma degli incontri quanti e amici eravate al bar all'epoca? Eh, eravamo parecchi insomma <ride> un centinaio e ci fu questa mitica trasmissione da uh, quello che era l'oratorio di San Giuseppe con questo giornalista già all'epoca considerato effettivamente eh, un po' fuori dalle righe nemmeno una bella uh, trasmissione che non è un complimento è attenzione no 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 è no, no, no. <ride> dall'epoca uh, ho sempre seguito uh, le cose che fa Franco Genzale con affetto ed interesse senti anche tu di fare il giornalista ricordo no e, uh... e qui la domanda è adesso ce lo spieghi eh, ma era perché avevi subito così il fascino l'influenza di un tuo illustre compaesano oppure per altro No, in effetti volevo fare il giornalista sportivo innanzitutto perché io sono. come dire. l'illustre Biagio Agnes, non ti sì, monta sì, la certamente. testa. No, eh. no, no, no. Io volevo fare cose molto più semplici, come dire. Io seguivo Galeazzi, ma non solo. Ecco, per esempio, quella grande passione. Io mi sono innamorato di tutti gli sport. Eh, agli inizi degli anni 80 no, seguivo l'atletica, i campionati europei, i campionati mondiali poi ecco mi innamorai del barlettano dai muscoli d'acciaio, cioè eh, Pietro Mennea e da lì poi ho iniziato a seguire un po' tutti gli sport e nell'82 poi c'è stato Zoff, Gentile, Cabrino, Rialdo, Collorati, Sciria, Condita, Delle Russe, Antonioni e Graziani quindi scoprivo che come dire, con le parole ero molto affine eh, però poi vabbè, ho fatto un percorso diverso, però appunto... Beh, un percorso diverso ma mai, molto interessante, un discorso diverso ma interessantissimo. Eh, dopo ne parliamo, perché non tutti sanno, magari Giovanni, che eh, tu hai inventato proprio di sana pianta una cosa che hai chiamato Grinopoli, eh, poi ne parliamo. Che è un progetto di educazione ambientale, ma rivolta ai ragazzi, rivolta anche ai bambini. Dopo ne parliamo, però vorrei fare un salto indietro di molti anni, praticamente alla tua nascita. Tu non nasci a Sereno, i tuoi genitori sono emigrati in Inghilterra, in un paese che non mi azzardo a pronunciare, dillo tu, e nasci lì dove? A Oddesdon, che, eh, dove oggi ancora fanno la processione di Sant'Antonio, cioè Sant'Antonio è il santo protettore degli italiani. C'è una comunità. C'è una comunità molto forte, perché non lontano da Bedford, dove praticamente si dice che su due persone uno è italiano e quelli sono gli italiani che conservano le tradizioni nostre, quelle di una volta. Quindi, se voi. Scoprire come eravamo, non lo devi fare qua, ma devi andare in questi posti. Ancora nei centri commerciali, questi si incontrano e parlano una cosa meravigliosa. Ecco, questa, diciamo, vediamo se riesco a dirla bene. Parlano quello che è un dialetto irpino-inglesizzato. Per cui eh, pure i miei nonni, insomma, che eh, avevano in qualche modo avuto insomma, qualche esperienza insomma, con persone dell'estero, eh, utilizzavano, ecco, eh, questa è proprio bella. Dice: Cattato, non causò un'esichitienza. Ma che è mostra psichitienzia? Uh, second hands Trousers, cioè un pantalone di seconda mano, e loro l'avevano trasformato. No? Quindi oggi si parla molto dell'uso dell'inglese all'interno del, della lingua, ma questo si faceva già tempo fa. No? Quindi eh, a volte presentiamo come nuove cose che in realtà c'erano già. No? Quindi, io tutto questo mio come dire, background di eh, figlio di emigrati eh, irpini in, in Inghilterra, me lo sono portato quando sono arrivato qua. Io praticamente parlavo solo dialetto serinese. E qua di soldi nelle scuole per far ridere i ragazzi racconto una cosa molto molto simpatica no? Dico, ecco, dopo che viene all'Inghilterra se gli, lui vo, vuole chiedere dice, mi date un succo d'arancia lui direbbe may I have some juice fruit invece dicevo, ma rate una di virtuale per dire la lingua <ride> sì. che parlava Senti Giovanni, già che hai confessato questa tua passione che è rimasta lì intatta, lo di fare giornalista. Io naturalmente mh, ti avvierò alla carriera giornalistica molto molto privata, eh, naturalmente fatta da te a titolo gratuito, a Irpini a TV, se fai il bravo, però abbi pazienza, devi guardare là. Guarda lì, eh, se no l'esame non lo superi. Senza Guarda nella telecamera, non guardare me, non guardare me. ma ho pure l'affetto che... Giovanni. Emigrati, tutti e due i tuoi genitori, tuo padre operaio, eh, oggi pensionato, tua mamma eh, infermiera in Inghilterra, poi tornano, decidono di tornare e tu a quattro anni ti ritrovi impiantato a Serino, dove non spiccicavi una parola di italiano ma parlavi. L'inglese non ancora benissimo, ma parlavi soltanto in dialetto serinese. Eh? Esattamente, lì... Praticamente era un altro mondo, no? è chiaro che passare dall'Inghilterra all'Ispirito di quell'epoca poteva essere non facile, invece devo dire che ho avuto una bella accoglienza da quelli che erano i miei compagni dell'epoca, eh, praticamente noi all'epoca non stavamo mai in casa, stavamo sempre fuori, in questo periodo in particolare facevamo quella che era l'incetta, la raccolta della legna, insomma, noi li chiamavamo i cepponi, no? questi grossi ciocchi di legna perché poi dovevamo fare il fuoco quando era appunto eh, Natale. E stavamo sempre fuori. Eh, ecco questa cosa mi ricordo un po' Troisi quando, in, scusate il ritardo, racconta la Desio, dice no, io potevo sempre fuori, qualche volta ci venivo. A verità, noi non è che ci venivamo, però spesso tornavamo a casa mal combinati, per cui ovviamente non è come oggi che insomma, le mamme ti facevano i complimenti, ma venivamo ripassati di nuovo, ma poi il giorno dopo si ripartiva. Eravamo un po' come i ragazzi della via Pall. E questa mia, come dire, gioventù bucolica. Eh, ha pesato molto sulla mia ecco, se oggi come dire, ho dei bei ricordi è dovuto molto a quei primi dieci anni trascorsi praticamente con mio nonno in campagna con gli amici i ricordi ecco questi ricordi dell'infanzia della tua infanzia eh, in, prima a quel paese come si chiama oddstone e poi eh, al serino ecco questi ricordi oppure quella vita eh, tu sei passato da una da, da una cittadina inglese anche abbastanza importante, 30 km da Londra, a un paesino, per carità, è uno tra i paesi d'Irpinia molto molto belli, poi ha dato i Natali a Biagio Agnes, quindi è la buonanima, per carità. Ecco, ma questa vita tua di campagna, pura Serini, in qualche modo ha influito sulla formazione del tuo carattere, perché poi comunque hai conservato questo carattere gioioso, brillante, eh? Chi è stato tuo nonno, tuo eh, padre? Vabbè, una persona che ha avuto molta influenza su di me, è mio nonno omonimo, ecco io se lo ricordo lo ricordo. Come lo chiamano? Tutto, come lo chiamano lo, lo, lo chiamavano di... Ninino dopo lavoro perché lui gestiva insieme a mia nonna che poi ecco com'è dalle nostre parti, cioè gli uomini si prendevano i meriti ma il lavoro come dire grosso lo facevano. È rimasto ancora... a te questo nome pure? Eh, o no? eh, sì, in effetti io vivo questa... Uh, a te come te dire... Com è che dire? Rino eh, dopo università? Eh, dire? Dopo... No, <ride> <come> <ride> dico, in paese mi chiamano ancora Nino ed è un nome affettuoso, ecco mia moglie mi chiama e eh, viceversa insomma, nei contesti scolastici e universitari all'inizio quando mi chiamavano Giovanni io quasi non mi giravo oggi sono molto affezionato al mio nome tant'è che io faccio una cosa con i bambini cioè praticamente faccio finta che io riesco a indovinare il loro nome no? questo è un modo per approcciare per, eh, parliamo, per diventare familiari. non mi brucia a Grinopoli vabbè non dico nulla <ride> però no non lo dico piuttosto lo dico. hai nominato, hai detto mia moglie chi è Mary? Chiaramente è tua moglie, ma chi è Mary? Ecco, ce la puoi descrivere. È una tua moglie proprio un profilo ah, molto, molto veloce. Lei ha la sensibilità fatta persona, per cui ha un carattere estremamente dolce e sensibile. Dove nasce? Eh, lei nasce anche lei in Inghilterra in un uh, paesino vicino a Oddson, che si figli chiama... Figlie di emigrati? Uh, anche le figlie di emigranti quindi abbiamo una storia molto simile però mentre io sono tornata a 4 anni e quindi, dicevo, parlavo di Lettersen lei è tornata a 10 anni, quindi ecco, la chiamavano Mary l'inglese e lei ancora oggi ha questo accento meraviglioso uh, inglese, tant'è che Oppure, voglio dire, io continuo a studiare l'inglese, lo uso per lavoro, ma quando poi ci troviamo in un contesto pubblico, lei ovviamente è la prima che prende il là per parlare in inglese e oggettivamente lei è madrelingua, cioè quindi ha una pronuncia oggettivamente che la rende eh, ancora oggi... Eh, perfettamente in grado di parlare, di parlare in inglese, però c'è questa cosa, ecco, per dire la sua sensibilità, no? Dice, no, però con lei non voglio parlare in inglese, perché, eh, dice poi, ecco, per dire la sensibilità, dice poi, mh, ho paura che sbaglio la grammatica e tu, come dire, eh, lo pratichi male. Eh, poi, è ecco, una cosa simpatica, nei miei racconti eh, che faccio in giro, la porto sempre con me, poi spesso viene, insomma, anche appresso, e, e scherziamo sempre, ecco, io a lei... Eh, non è che colgo questa occasione per dire, però lo dico sempre, lei mi ha eh, ridonato il sorriso, nel senso che dopo questo primo periodo, no, come dire, bello allegro delle scuole, <ride> le vendà, mi, mi sono fatti praticamente vent'anni, eh, come dire, di intimismo, in cui ho pensato, ho studiato, poi ho ritrovato lei, ecco, lei mi, dire, mi raccontava le barzellette, lei oggi me lo dice, no? Cioè, si sì, l'unerva a me, che tu, eh, mo, sei tu quello che fa in patria racconta le barzellette. E, e, e quindi mh, lei oggettivamente mi ha semplificato molto, ero, quando ci siamo conosciuti, come dire, ero agli inizi della mia carriera universitaria, quindi studiava SEMS, SEMGAGA, nel mondo della ricerca, lei invece, come dire, è stata la mia misura, il mio ritorno alla uh, semplicità, quindi mh, effettivamente... Cioè, tu l'hai detto, detto così con, con molto nonchalanzi, io che ti conosco bene so perfettamente che non sei... Una persona immodesta, tutt'altro, sei fin troppo modesto. Ecco, però, tu allo studio hai dato proprio parecchio. Diciamo che ti sei dato, nonostante questo tuo carattere così bello e gioviale, no? ma ti sei dato completamente allo studio, alla ricerca e hai fatto una carriera, una straordinaria carriera, devo dire, una straordinaria carriera da quello che si legge, da quello che sei eh, diventato, soprattutto in questa materia, no? in questa materia che ti piace tantissimo, questa l'ecologia, l'ecologia industriale. Senti, in due parole, poi parliamo anche d'altro. Che cos'è l'ecologia industriale? Ce la spieghi in due parole? Allora, l'ecologia studia come inserire le cose che fa l'uomo all'interno dell'ambiente minimizzando gli impatti che produce eh, sull'ambiente stesso, sull'economia e sulle eh, persone, quindi è interdisciplinare, perciò a me piace. Quindi c'è dentro un po' il lavoro degli ingegneri, il lavoro dell'economista, ma anche il lavoro del sociologo, tant'è che io simpaticamente faccio arrabbiare i sociologi definendomi un ingegnere sociologico. Eh, poi ho scoperto insomma di essere anche relativamente abile con la uh, comunicazione, per cui eh, voglio dire, è un lavoro come dire, multidisciplinare. Ecco perché a me piace. piace la domanda molto. era una trappola: i termovalorizzatori, i biodigestori, caro ingegnere sociologico, che fanno? Inquinano? Fanno male? Allora, sono, come stanno le cose? Allora, sono elementi di un sistema cioè un insieme di elementi tra di loro collegati con una logica, in questo caso quello di minimizzare gli impatti della gestione dei rifiuti. Allora, se invece di avere un sistema completo noi ne abbiamo uno sgangherato, al quale mancano dei pezzi, al quale mancano gli impianti per recupero dell'umido, mancano gli impianti di recupero energetico, peraltro per questi l'Unione Europea ci condanna a pagare 120 mila euro, noi produciamo impatti di ordine superiore. Allora, qual è l'errore che commettono i non addetti ai lavori? Molti lo fanno in buona fede, quindi ecco, li perdoniamo, se il problema è chi lo fa in cattiva fede, è che noi puntiamo il dito sul singolo elemento. Dici, no, quello poi, l'impianto, io lo chiamo impianto del commerciante, perché invece si così, l'ingeneritore uccide le persone. È la stupidità che uccide le persone, è l'ignoranza, sono i pregiudizi che... Perfetto, parla, scusami, io non posso non approfittare della tua presenza qui, anche se questa trasmissione, come sanno i nostri telespettatori, mira soprattutto a tirar fuori il profilo umano, ma il profilo umano eh, viene fuori anche attraverso le, 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 le cose che un professionista dice, no? Allora, volevo chiederti, ecco, voglio approfittare della tua presenza, eh, noi abbiamo regioni in Italia, soprattutto le regioni del nord, no? eh, Dove il ciclo dei rifiuti, come si dice, il ciclo integrato dei rifiuti, è completo, cioè ci sono tutti gli impianti che servono per completare il ciclo dei rifiuti. Noi, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, questo ciclo completo non ce l'abbiamo. Manca ogni tanto quello che tu dicevi, no? manca l'impianto che serve per. Tutto questo ben di Dio ci costa parecchie soldene che potremmo imbiecare diversamente nelle nostre regioni meridionali, in Campania in modo particolare, per fare cose intelligenti. Allora, la domanda è a proposito del rapporto tra impianti dei rifiuti e inquinamento. Sono scemi loro da quelle parti che si autodistruggono, che si suicidano con l'inquinamento? Oppure siamo un tantino scemi noi? Vabbè, e come sempre eh, la risposta è contenuta nella domanda, quindi non devo proprio oh, rispondere. Però eh, io con questo non accuso le persone, cioè le persone non hanno responsabilità, le persone fanno le persone. E quindi il problema è di chi gestisce il tutto, quindi le responsabilità sono soprattutto di tipo amministrativo, cioè ci vuole il coraggio per amministrare. Non è che ecco, uno si presenta e dice voglio fare l'amministratore, ci vogliono le competenze. ecco Per esempio, una delle cose che ho sentito dire al leader delle Sardine è proprio questo, cioè. Noi vorremmo una politica in cui le persone che si candidano abbiano le competenze. Cioè, è scondato che dovremmo essere onesti, questo non bisognerebbe proprio dire, però al centro di tutto devono tornare le competenze. Noi dobbiamo votare per le persone che sanno risolvere, come diceva appunto il leader delle sardine, problemi complessi in maniera... Diciamo, non semplici ma in maniera adeguata, competente questo Perfetto. ci serve. Restiamo in tema Giovanni restiamo in tema perché poi ecco viene fuori qua mh, quella che è la tua professione no? eh, le competenze noi possiamo avere tutte le competenze che vogliamo, poi queste competenze e le azioni amministrative che derivano dalle competenze, i fatti reali bisogna comunque comunicarle ai cittadini e si dice io sostengo credo che tu sia Antisegnani in questo senso, che Comunque, nella comunicazione di certe cose che hanno valore scientifico, intensità scientifica, e che possono no, in qualche modo rievocare paure, inquinamento, eccetera, eccetera, tumori, eh, bisogna anche avere una popolazione culturalmente preparata. Per. Il progetto Grinopoli, il tuo progetto Grinopoli. Come si collega questo tipo di discorso? E ci spieghi che cos'è questo progetto Grinopoli in parole povere, che sta avendo un grande successo, attenzione. Allora, lo faccio ecco, non parlando di Grinopoli, ma presentando Grinopoli alla maniera di Grinopoli. Allora, una eh, delle tecniche che uso è quella delle rime. Allora, una di quelle alle quali sono molto più legato, e che io la considero quasi una specie di preghiera la laica, è il piccolo rap della conoscenza che dice così. Tempo, pazienza, passione e competenza, pensa e ripensa, crea la conoscenza. Pensa, agisci, controlla, correggi, impara dagli errori è così che ti migliori. Ora quando sto nelle scuole prendo i singoli pezzi e ci entro dentro. Per cui parto dal tempo, dico ci vuole tempo, qua tanto tempo. Eh, ma come si fa a fare le cose mettendoci tanto tempo? Con la pazienza e dico. Dice l'allievo, dice il maestro all'allievo, la cosa più importante è la pazienza. Però senza passione non va da nessuna parte. Ora se metti insieme queste tre cose ti costruisci le competenze e con le competenze crei le conoscenze. Mo, però la cosa fondamentale è ovviamente fare le cose in maniera organizzata, da cui il pensa, agisci, controlla, correggi, impara dagli errori e così ti migliore. Questo è il ciclo di Deming, che è la base della gestione. Ora, chiaramente, io questa cosa, ecco, per dire, come la spiega ai bambini, piccoli, 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 la gallina cocò, ma che è sta gallina cocò? Allora, i bambini sono, come dire, ottenebrati, impauriti dal, dall'errore, no? Controlla, correggi, dico quando tu stai lavorando, butta un occhio, controlla, ma alla fine, fatti una bella correzione, non essere spaventato dall'errore. Come siamo stati educati noi, cioè, con l'indice indicatore, ricordati che, che vuoi sbagliare. Cioè, come diceva Troisi si sì, si sì, tenga sì, una Cosmo, un cioè, e quindi questo è un po' il metodo e che noi tu l'hai no? detto, no? Come hanno non insegnato a noi? Ecco perché ti chiedevo prima: c'è bisogno di una cultura popolare rispetto a temi come l'inquinamento, l'ecologia e gli impianti che servono per smaltire i rifiuti, e questa è la grande innovazione. Ecco, ci avessero pensato no, eh, tanti anni fa, oggi noi non ci preoccuperemmo del biodigestore, o meglio, chiederemmo. Garanzie, fateci capire come scientificamente il termovalorizzatore, eh, quello che una volta chiamavano inceneritore, una parola molto brutta, proprio, eh, perché non fa male. È questo? Allora io nelle scuole vado proprio per questo, ormai diciamo da cinque anni dedico tanto tempo alle scuole e non è tempo perso, ormai si sono fuse la mia attività di divulgatore con quella del ricercatore universitario e addirittura le mie pubblicazioni scientifiche oggi eh, fondono queste due cose. E chiaramente eh, bisogna farsi capire, per cui bisogna utilizzare come dire, un linguaggio, ecco io lo chiamo il linguaggio del barba papà. Uh, gesto di stucco è un barbatrucco, cioè devi assumere la forma adatta alle persone con i bambini piccoli di, di scuola, ecco, metodo Crinopro dai 5 ai 95 anni, dicevo all'inizio. Oggi parlo pure di bambini di 3 anni, sono quelli che capiscono di più, sono persone serie. Noi adulti invece siamo come dice la brutta copia di, quelle, di esseri che meravigliosi che eravamo. Avendo, Giovanni? Che Io intanto consiglierei ai nostri telespettatori, soprattutto ai genitori, ai giovani. Eh, ai ragazzi, ma ai genitori perché possono farsi portavoci, in qualche modo missionari. Signori, eh, il problema è inquinamento, il pro sono, sono problemi molto molto seri, però la scienza, grazie a Dio, è riuscita a tamponare parecchio. Se ce ne rendiamo conto, eh, probabilmente viviamo un pochettino meglio e aiutiamo anche gli amministratori a fare meglio il loro dovere. Ma eh, la domanda, che riscontro hai ottenuto? Eh, dalle lezioni che dai a questi ragazzi, cioè, cioè, quanto grado di attenzione c'è. Ah, raccomandavo ai genitori, andate sul sito grinopoli.it e ne saprete molto di più. Trasferite queste cose ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, anche a qualche anziano che ancora non se ne rende conto uno degli strumenti di Grinopoli è, è il corpo delle piccole guardie ambientali cioè qual è la finalità? Eh, siccome i bambini non sono solo nativi digitali ma sono anche nativi ambientali cioè sono i bambini che prendono letteralmente per mano i propri genitori e gli indicano la strada giusta ecco, l'anno scorso abbiamo fatto una bella manifestazione l'abbiamo fatta addirittura l'anno prima a Salerno con la vice sindaco Neva Vos perché poi, ecco, le cose belle che eh, ultimamente sono stato a Padova nel Monferrato, cioè anche fuori dalla Campania, il progetto sta riscaldando grande successo e uno degli obiettivi è quello del senso civico è che io dico ai bambini, ormai lo sanno appena mi vedono subito la cantano se passi sulle strisce sei uno che capisce se passi da lontano sei strano, strano, strano cioè, ho coniato questo motto che dice che il giorno in cui tutti passeremo sulle strisce avremo cambiato il mondo, dice qualcuno no, però sta a Svizzera, eh, ovviamente è una battuta però il senso c'è tutto, cioè il momento in cui noi come fatto normale passeremo sulle strisce, eh, rispetteremo le, re, le regole, prima di parlare ci informeremo, penseremo, studieremo, vuol dire che c'è stato un cambio clamoroso e il fatto che Greta abbia 16 anni e sia in questo momento la leader dell'ecologismo a livello mondiale non è un caso. Perché lei appunto è una, è una ragazza, è giovane, io credo molto nei, nei giovani. Senti, a proposito di Greta, perdonami se ti interrompo, no? A proposito di Greta, parliamo di Greta Thunberg naturalmente, si pronuncia così o no? Sì, sì. Thunberg, meno male. Ma. Senti, a proposito di Greta Thunberg, tu ti senti poco o molto Gredino? No, no, sono gretinissimo, sono gretinissimo, ho, ho letto con grande affetto e anche con diciamo, partecipazione il libro della mamma, che è un libro che parla della famiglia, e dei loro problemi, perché eh, Greta eh, crede, ecco questa è la differenza, lei ci crede, e come io ci credo, io ho ricevuto tante critiche quando ho iniziato ad andare nelle scuole a ritmi serrati, Dici, ma chi te lo fa fare? Ma chi ti finanzia le tue andate a scuola? Io vado a gratis a scuola, anzi pago. Il carburante nella mia macchina lo metto a mie spese perché è un investimento. Io ci credo, vedo risultati. Allora, ho fatto dei conti banali, cioè io in cinque anni ho incontrato 50.000 studenti. Se altri cento pazzi come me, ecco i famosi, non cento uomini d'acciaio che diceva il nostro famoso conterraneo Guido Dorso. Ma io parlo di, delle migliaia di donne e uomini d'amore, come ecco, ci insegnava il maestro Luciano De Crescenzo. Noi dobbiamo contaminare gli altri col sorriso, con la gioia, ma ecco perché la scienza può essere divertente. Io provo in qualche modo a, a presentare una scienza che si fa capire. abbiamo questa falsa convinzione che quando uno parla e si fa capire, sta dicendo cose semplici, banali. La verità non è così, pure il progetto, progetto catoniano del rem tene verpa sequentur, cioè se tu la cosa la possiedi, le parole escono spontanee, non devi stare a fare ragionamenti arzicocolati. E con Intromontanelli Montanelli dico, quando uno non si fa capire, non è mai colpa tua, è lui che è o un imbrogliù o è un somato, ricordatevelo bene. No, no, tu dov, dov, dovrai comunque... Allora, Giovanni ha 50 anni, eh, una volta 50 anni, insomma, eh, era finita... Eh siamo meno che nel mezzo del cammino di nostra vita grazie a Dio no? cambiamo, cambiamo tantissimo Giovanni tu devi fare questa st cosa di giornalista tu la devi fare ne dobbiamo parlare dopo in privato però ecco questo è Giovanni De Feo ma è soltanto una parte signori credetemi è soltanto la minima parte la minima parte perché la grande parte credo almeno dal mio punto di vista comincia ora io ho conservato per ultimo argomento abbiamo 5 minuti quindi dobbiamo farcela ho conservato come ultimo argomento un nome. Questo nome è Francesco. Ecco, se dico Francesco, tu... Che mi dici, che Dico, mi racconti? Il mio maestro, il mio maestro con gli occhi a mandorla. Ecco, Francesco ci ha adottato a me e Mary eh, quando lui aveva otto mesi. E, e sapete la prima cosa che ho fatto quando l'abbiamo incontrato? Mi è partito il ritmo della mascarata serinese, per dire poi quando nei momenti quelli in cui piangi ti vengono fuori le, le radici. E lui, la prima cosa che ha fatto, ci ha sorriso. E ormai ci sorride da più di otto anni. Allora, usciamo perché... da, dalla metafora, no? Allora. Eh... Giovanni e eh, tua moglie Mary sì. lo chiamano ancora Mary? Sì sì, ah. sì, sì, Giovanni e Mary eh, scelgono nove anni fa una scelta, nove, forse dieci anni fa l'avete scelta Eh, poi cinque fa. anni prima, perché il percorso adottivo è un percorso che richiede tempi C giusti, perché esatto, certo. ecco, chi voglio dire in maniera naturale diventa genitore non si rende conto del dono incredibile che ha e quindi come diceva beh sono padre, sono madre, quindi è un miracolo. Fammi completare. Dopo ti faccio parlare fino alla fine. Scelgono di adottare un bambino e scelgono di adottare un bambino vietnamita. Comincia il viaggio della vita, così tu la definisci, in Vietnam. Parla. Allora, effettivamente il viaggio della vita è un viaggio che ti cambia. Peraltro noi di questo viaggio abbiamo molti video che Francesco conosce molto bene. Nel video ho avuto l'intuizione di parlare direttamente a lui, peraltro a volte centrando alcuni aspetti caratteriali, tipo come tutti i bambini che insomma come fanno difficoltà nel mangiare. Allora, Francesco è il nostro maestro perché lui quotidianamente ci guida e che i bambini ti prendono per mano. Francesco, ecco, nasce in Vietnam, ma è molto più italiano uh, di me, perché in particolare. Italiano lui, o napoletano? Ecco, diciamo, lui adora molto il dialetto napoletano, per cui dice delle cose straordinarie. Ora, vedere un bambino con gli occhi a mandorla esprimersi con il nostro dialetto effettivamente è una meraviglia. Ecco, racconto questo episodio, è veramente bello. Qualche mattina fa lui c'ha i capelli, insomma, così un po' che prendono tutte le, tutte le direzioni. Insomma, io lo stavo sistemando, che a un certo punto mi guarda e dice. E moci sul mo è giusto un, una piccola chicca, ma effettivamente è un bambino solare, divertente. Ecco, un bambino affettuosissimo, lui ha questa cosa bella, no? Cioè se dà un abbraccio alla mamma, a me, poi viene a darlo pure a me. Quindi è praticamente come dire, è democratico nel, negli abbracci. Questo è tipico del popolo vietnamita. Cioè noi quando siamo stati lì, le persone per strada ci guardavano eh, con affetto, con riconoscenza e abbiamo preso parte a questa eh, bella cerimonia, del dare del ricevere, in cui loro dicono, noi vi, vi doniamo un nostro figlio, voi abbiatene cura, eh, allevatelo ricordandogli che lui appunto è, è vietnamita e ovviamente noi ci teniamo molto lo stesso Francesco, peraltro nel giro di un paio d'anni, se non l'anno prossimo tra due anni eh, torneremo perché noi siamo profondamente legati a questo popolo. Noi in realtà siamo una famiglia come dire, italiana, inglese e vietnamita. Senti com'è com questo popolo vietnamita? Eh, ce lo puoi raccontare veramente in 30 secondi perché dobbiamo chiudere in, in un minuto. Ecco, minuto. raccontaci questo popolo vietnamita attraverso la tua esperienza, l'esperienza tua di tua moglie. Ti faccio anche l'ultima domanda così rispondi insieme. Eh, Francesco, questa esperienza, questa scelta di adottare un bambino vietnamita. Con il percorso che avete avuto, ha in qualche modo cambiato la vita tua e di tua moglie? Tu avevi 41 anni, 40 anni quando è, hai pensato di adottare questo bambino? Allora, ce l'ha completata, eh, per cui noi oggi, come dire, godiamo di una felicità di fondo perché sappiamo che c'è Francesco ed è la felicità... Eh che hanno tutti i genitori cioè il fatto di vabbè ma tante c'è Francesco cioè il fatto di avere un figlio è una cosa straordinaria in particolare poi lui appunto ha questa sua provenienza bella perché i vietnamiti sono ecco io dico napoletani sono affettuosi ti toccano eh, sono anche molto organizzati una cosa che mi ha colpito è beh, chiaramente quando siamo stati lì insomma comunque una repubblica socialista per cui hanno le loro divisioni le loro cose ma sono di un'affettuosità una cosa strana è eh, non sono molto avvezzi con ovviamente gli spaghetti ma pure col pane quando vai al ristorante diciamo viene il cameriere dice de, 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 come, il pane ci cioè, muove ne viene un altro insomma, dopo 7-8 persone un pane non due quindi diciamo sono belli ma col pane oggettivamente quindi se vi piace il pane portatevel se andate lì ma per tutti gli altri motivi veramente vi consiglio di visitare ecco, sta partendo, sta partendo la sigla di chiusura io ti ringrazio generalmente eh, termino questa trasmissione persone Dicendo arrivederci alla prossima puntata di persone. Questa volta Giovanni voglio salutare diversamente. Signori, guardatela due volte questa puntata di persone. A martedì prossimo. Grazie.